Una cerimonia per ricordare la difesa del porto di Bari dall'attacco nazista del 1943 in occasione del 78° anniversario. 9 settembre 1943, anche Bari contribuì alla lotta per la liberazione del paese. Un gruppo di persone, composto da donne, uomini e adolescenti, si affiancò alle truppe del generale Bellomo per difendere la città vecchia e il porto di Bari da un attacco dell'esercito nazista. Le celebrazioni si sono svolte nei pressi di Palazzo della Vecchia Dogana con la deposizione di una corona d'alloro, ma anche presso la Pietra d'Inciampo in largo Mauro Giovanni, presente il sindaco di Bari e presidente nazionale dell'ANCI, Antonio De Caro. È il 78° anniversario, anche oggi abbiamo voluto ricordare l'impegno della comunità barese nella difesa della democrazia, della libertà, il coraggio anche di tante donne, tanti uomini, tanti ragazzini. Lo abbiamo voluto fare con un ricordo, una commemorazione in una città dove quello che è accaduto è scritto su delle pagine della storia sulla pietra, come questa lapide qui dietro, come la Pietra d'Inciampo dedicata a Michele Romito, il ragazzino di 14 anni che difese il centro storico, la città vecchia, il porto dall'arrivo dei mezzi militari, dei nazifascisti che volevano occupare e distruggere il porto e la città vecchia. Per noi è importante ogni anno ricordare questi eventi, per ricordare le cose brutte che sono accadute nel passato e fare in modo che non accadano mai più, ricordare alle nuove generazioni che questo paese ha vissuto anche delle pagine buie dove non c'era la libertà, non c'era la democrazia e oggi per fortuna, grazie al sacrificio di tante donne e tanti uomini, al coraggio anche di tanti ragazzi, viviamo in un paese migliore.